Salve amici e benvenuti in questo video un po' diverso al solito perché volevo registrare questa demo di Stellar Blade, Cooler Blade, però la PlayStation è da tutt'altra parte e quindi è un setup a cazzo di cane. Quindi sto registrando con col cellulare la cam e poi ci sarà la registrazione della PlayStation. Vediamo se risulta oppure, soprattutto l'audio sarà pessimo, perché ovviamente questo è l'audio del cellulare. Vediamo questo fantastico Stellar Blade. Allora, dovrebbe essere una sorta di Sekiro slash hack and slash alla baionetta, cose così, con questa protagonista strafiga, secondo gli standard orientali da bambola. Gli Helldivers! Ai! Gioco tutto in italiano. Però non ho scelto la visuale, se performance o fedeltà. Via. Navicella 07531 atterrata. Rimozione scudo. Apertura portello. Il portellone. Forza! Forza! E due. Bella la grafica, però mi sa che ancora siamo mezzi cazzi. Taki! Delle Tutto fighe a posto. spaziali. È pericoloso qui. Letteralmente spaziali. Dammi la mano. È una tuta spaziale. Ah, non era la tuta, questa era una camicia da notte spaziale. Però i mostri sono delle piante, no? Molto organici, diciamo così. Il punto di incontro Stard è qua. Ancient, questa cosa. Cambio a sinistra, io penso a questo lato. Manca dati, manuali, impostazioni, motion blur. No. Screen shake, ma neanche per sogno. Modalità bilanciata. Performance. Ok. Che capelli incredibili. Ok. Attacco potente Y. L1 per difenderti. Sei ancora brava a combattere. Bene, coordinate? Il punto d'incontro è a ore 2, a 400 metri. Combo da 4. Combo da 3. Cerchio fa un dash. Per un soffio. Vieni qui, attenta quando salti. Scattiamo. Attento, è una etiva non registrata. Parry! Questo slow motion nella combo pesante è un po' strano. Ok, lock on. Ok. Sono abituato ormai con Dragon's Dogma senza lock on.
L1 più quadrato. Ottimo, andiamo. Abilità beta, allora, là sotto. Aia. Stai bene? La mia struttura corporea. La mia struttura. Ti curerò. Grazie. Si cura. Eccone altri. Abbiamo tre fiaschette. Tieni per usare il impeto. Non l'ho usato. Tieni tutto un chilo. L1 per usare la beta. Ok. Un modificatore, quindi L1. Andiamocene prima che mi arrivi. Dei miei attacchi sì, XY. Quadrato e triangolo, ok. Via libera. Vedo il punto d'incontro. Di qua. Le tre scattiamo. Attenta all'attacco di Gardner. Aia. Ah, ci sono i telegraf a terra. E vabbè. Si vedono un po' poco però, ok. Corri, corri. Guardate che gambazze. Per poco. Qui si mette male. Vieni. Boss. Quello è un Nightiva Alpha. Raggiungiamole. Questa sta sgocciolando sangue. Femmine sono, i maschi. Aia. Ah, yeah. Oh mio Dio. In realtà non ha mezza ferita però. Segni vitali dell'unità. Siamo le uniche rimaste. Una razza di donne questa, però. Aliena. Eve. Resta concentrata. Taki. Ascoltami. La missione è ancora in corso. Adesso tocca a noi portarla a termine. Hai capito? Va bene. Yeah!
Non è super 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 reattiva. Non lo so. Mi sembra un po' di tutto l'altro. Vabbè, era un po' scritto. In realtà quando stavo morendo l'hanno ucciso. Vabbè. Non era l'alfa, ma era uno forte. Non era l'alfa. Sei stata brava. Meglio che in addestramento. Eravamo insieme. Ma poi... La statuta è fighissima. Hai gravi danni alla struttura corporea. Dobbiamo trovare il campo base. Ma perché una cravatta? Ferma, Eve. Sento qualcosa. Eve! Eve, va tutto bene. Narpia. No. Uomo uccello. Nightiva. What? Che schifo è un'arpia. Anche qua? Vieni qui. È me che vuoi. No! Merda! Azzo! È morta. Salutiamola. Eve, vattene via. Taki! E io che avevo detto che manco mai un grazie mi sembrava una cosa super coreana, senza difetti. Si è scippato un braccio. Vabbè. Andiamo avanti. È tranquillo. Già, ma sta comunque allerta. Qui si trova il Nightiva Alpha. Ah, vabbè, forse la demo skippa. Ha skippato un pezzo, però forse. Non ha senso. Sto stacco. Quello probabilmente l'inizio del gioco, ma adesso forse è uno skippino tecnico, tattico. Ora preparati. Io ti supporterò col drone. Mi piaceva di più l'amica che è morta, però. Delle scarpine comode. Quindi questa è Eidos 7. Nei coglioni. Esatto. È stato l'ultimo campo di battaglia della civiltà. Era anche nota per essere un'enorme città. Qualcosa sta cadendo dal cielo. È una strana sensazione. Questa deve essere la pioggia. Brava. Non abbiamo tempo per questo. C'è del lavoro da fare. Bello il codice a barre. I dati sul terreno sono cambiati. Ah, vabbè, questo è molto hack and slash, diciamo.
Cadono rocce. Attenta, Ivo. Però l'attacco forte non me lo fa fare. Non c'è proprio l'attacco di salto forte. Arriva qualcosa. Attacco beta. Bene. Ma non mi costa. L'area è libera. Risorse, ossia in realtà. O si ricarica. Questo si ricarica. Perché c'ho SHKP e bet. Non me le accoglie da sola? È uno dei soldati uccisi nella guerra. Mi triggero, perché non sta raccogliendo queste cose? C'è una canzone sottofondo discutibile. Inserisci il codice. Mi serve il codice. Dai, robot. Fai qualcosa. Ivo, controlla questo posto. Mi sono i puzzle ambientali. Ma io sto premendo R2. Mi sa che sto pad ha qualche problema. What? Roar. Non lo so. C'è un codice criptato. Spero che lui no. È un codice di sicurezza. Se lo ricorda lui, non c'è bisogno che me lo ricordo io, però. Inserisci il codice. Il cazzo. No, c'è il metti. Indizio è tipo eseguilo. Vabbè, l'ho trovato. Indizio. Indizio. Cominciamo subito con l'enigma. Scusa, qua dovevamo menare. Funziona. Gli edifici stanno crollando. È per via del terreno instabile. Ti ci abituerai. Si nota. Ci si immerge? Ah, addirittura. Abbiamo anche sott'acqua. Mi dici perché non sta lottando un cazzo? Ma c'è il tasto per lottare? Mi triggero! Scusatemi. Che scansione. Perché cazzo non lutta? Oh, ma sono rincoglionito o cosa? Attacco, salto, schiva, scatta. Attacco, abilità esplosiva, menu, scansione. Usa oggetto, muovi, scatta, aggancia. Boh. Non l'ho capito. O è la demo? Mi fa lottare la demo. Vabbè, riceverò degli insulti nel video.
brutta. Gli accampamenti sono luoghi in cui si salvare. Possiamo acquistare, fare vita. Cazzo. Che ci fa un campo della legione qui? Non lo so. La monetina. È un distributore. Ho 46 gold. Posso comprare un cazzo. Skill 3. Ok, premi R2 per passare dall'albero, abilità sopravvivenza. Parata perfetta. Para completamente un attacco nemico e danneggia l'equilibrio del nemico. Puoi usare PA per apprendere abilità. Non posso. Solo questo posso. Niente. Schivare con tempismo perfetto, attivare la schivata perfetta. Ti permetterà di evitare il pericolo. Ok. Scripted. Riposiamo. C'hai i traumi del Vietnam? Ah, ok. E allora forse non c'erano i tagli. Che c'è? Fa cagare la musica di sottofondo. Non è niente. Qui in poi dovrei stare allerta. Ok. Premi appena. Ah, ok. Schiva. Non funziona. Qualcosa di utile. È della legione, quindi sarà tutto possibile. Guarda di prendere tutto. Come prendo tutto? Bro, non lutto un cazzo. Che devo fare? Con R2? R2. Ma perché R2 loot? In quale gioco R2 è loot? Madonna. Ah, perché R2 è l'interazione. Non qua però. Micro drive. R2 è l'interazione. Vabbè. Aspetta. Vedi le rapide là sotto? Se cadi è finita. Va bene. Ok, salto. La madonna. Anche me. Ok, adesso so lottare, che è fondamentale. I nemici mantengono la propria posizione grazie all'equilibrio. Quindi c'è la poise. E sono i rombi sotto. Puoi far perdere l'equilibrio con le parate perfette. Va bene. Che
ci mette un po' a comprendere che devi schivare. Questa è una schivata perfetta. Sbagliato. Ne devo fare due di fila. Okay. Bisogna imparare qua il timing. Ok, quindi quell'attacco tutto incazzato che fa, bisogna schivarlo. Io ti posso la parola. Scansione. Cazzo, vanno stealth. A stronzo. E la schivavo, testa di cazzo. Allora, ok. Io spammo. C'è una counter. Ah, ok, c'è una counter. Ha fatto il teleport. Ehi là, teleport. Ah, ok. Nice. Ok. Quindi quando voi fate la counter, cioè quando voi schivate perfetto e premete subito attacco pesante, istantaneamente fa la counter. Ok. Oh, finalmente posso lottare. Si usa come materiale di potenziamento. Omniperno. L'equipaggiamento può migliorare la capacità combattiva. Puoi aggiungere altri alle prese equipaggiamenti. Alle prese? La luce. Puoi trovare le prese per equipaggiamento nella scheda equipaggiamento. No, è questo. Esospina. Equipaggiamento, solo uno slot. Equipaggiamento potenziante per attacchi combinati. Potenza d'attacco degli attacchi combinati di livello 2 o superiore. Aumenta la potenza d'attacco degli attacchi combinati. Vabbè, sti cazzi, eccetera. Solo questo. E qua non c'ho un cazzo. Vabbè. Poi ci sarebbero anche gli attacchi beta. Che tipo, io non ho idea di cosa facciano. Non ho punti. Vabbè, codex, abilità. Vabbè. L'attuale dotazione. Beta. Ok. Squarcio e triattacco. Genera archi in ripetizione. Il terzo attacco stordisce. Scaglia in avanti una lama. Se caricata incrementa i danni e stordisce. Quindi vabbè, un cleave. E questo è un affondo. Ok. Un affondo e un cleave. Però beta si accumulano, quindi non è che li posso spammare tantissimo. Quadratini sopra gli attacchi. Mi dici anche dove devo andare? C'è dell'esplorazione in sto gioco. O sono solo corridoi? Per ordinare al drone di scansionare, già lo stavo facendo prima che nascessi. Anche altre città sono ridotte così. Beh, in confronto questa ha un bel aspetto. Dopo l'estinzione della colonia c'erano macerie ovunque. Umano. G. Aspetta, c'è una cella di fusione. Apriamo il cofano. Apriamo il cofano. Ma già l'avevo fatta sta cosa. Ah, sorpresa. Ok. Ascella.
cella di fusione. È una batteria ad alta energia. È grazie a questa se di notte non è buio. Oh, è la versione precedente della cella infinita. Conservala con cura. È molto preziosa. Si usa per attivare un drive. Ah, ok, non è una lanterna. Ah. 99 bar. Ho già due nemici dietro l'angolo. Certo che fare gli ambush non funziona benissimo l'ambush così, però. Ah, però me l'ha fatto lo stesso. Vabbè. Scandaloso. Quanto mi costa sto beta? Non l'ho visto. Vediamo quanti quadretti costa. Due, addirittura. Devo entrare nel mood di questo sistema di combattimento. Ci serve l'indizio. Indaga. Dimmi che questo è l'indizio. La scheda. C'è la testa. Scan. Speriamo. Abbiamo una sola fiaschetta. Ricordiamoci del codice, casomai. Cioè, lo proviamo. Se me lo ricordo. Soprattutto. Ah, bellissimo. Accidenti. Una trappola. La musica tecno. Serve la cosa bella. Fare proprio quello. E ora dove andiamo? Abbiamo un HP. Di qua. Ci sono segnali. Tutto esplode, c'è una seggiola. Ora il primo stronzo dietro un angolo mi uccide.
umano. Merda. Non c'è una seggiola. Ah, sdraio. D'accordo. Una seggiola G. Certo, l'esplorazione è un po' facile se abbiamo lo scanner, giusto? Però ok. E ora saranno respawnati. Posso immaginare. Però forse il mini boss no? No. Ah. Era lì pietrificato dove l'abbiamo ucciso. Quindi non respawna. Almeno quello. Ma in realtà neanche gli stronzetti. Forse perché è un evento scripted. Ok. Ok. Tutti i nemici invisibili di merda. Tuoi ricordi. Un ricordo in eterno. Numero di nuclei beta necessario per l'aumento dell'energia beta massima. Ok. Ovviamente. Abbastanza classico. Ma il codice? Ah, ma c'erano degli G. Dei punti G. Minchia, sto loot su R2 mi trigger. Quindi non era la strada giusta. Non è andare avanti qui. No. Non c'è il doppio salto. Questa parte si apre adesso? No. Raggiungi la sala archivio. No, perché? Per quale motivo non si apre? Anche perché non è che c'è la gran complessità di mappa. Ma qua non si passa. Forse sì. Cristo di... Ah, da qua. Non ho saltato. Ah. Mi fanno impazzire queste animazioni. La vernice gialla. No. Potevano metterci un premio. Ah.
Ultime parole del disperato. Sono passati decenni dalla scomparsa di Naivita. Non ce ne frega un cazzo. Però c'ha la password. La scheda di memoria contiene il codice di sicurezza. Ha anche un archivio dei messaggi. Scansione fatta. Devi passare di qui. Vedi questa scala? Sì. Come famo? Non così. Mi devo buttare nell'acqua forse. Banalmente. Non ci arrivo alla scala. L'acqua è troppo bassa. Prova a usare l'asse. C'è il buco qua. Ma certo che c'è un buco qua. Lutta adesso, maledetta. Un cazzo. Tanto c'è lo scanner. Gli affiora. È un po' macchinoso a muoversi. Pensavo fosse più fluido. In realtà. Mi hanno messo un po' di Uncharted, sì, a caso, però. Va bene, un po' di Uncharted, perché no? Lucas! Ah, guarda, su nel cielo, sta cadendo qualcosa. Che cos'è? Non l'ha preso! Ma no, died. Dove cazzo mi hai fatto partire? No, stai male. Ma che cosa mi stai dicendo? Vabbè, intanto vediamo se il codice era questo qua. Ah, tu sei risparmiato, figlio di bastardo. Avresti schivato una volta. Secondo me è più easy doggiare, perfetto. Che parriare, perfetto. Non è questo. Non è questo. Cazzo, ci dobbiamo rifare una strada, oddio buono. Indizio. Usa la tavola che galleggia. Ah, ma questa... Era anche questa una scorciatoia.
Ah, ma si può spingere? Ah, vabbè. Un po' Last of Us, no? Anche se quello non sapeva nuotare. Ci sono tante interazioni, in effetti, con l'ambiente. Hanno voluto fare tante cose. Ah, era qua la seggiola. Maledetta seggiola. Con 800, posizione alta concentrazione, apri e bevi. Contiene una pasta curativa. Ma sono consumabili. Giustamente possiamo usare consumabili che non abbiamo mai usato. Abbiamo un punto. Ah, le combo. Colpisce ripetutamente il nemico, un'abilità prevede attacchi combinati. Ma questa non ce l'abbiamo già. Sì. Infatti sono tutte attive. Sono le varie combo. Ah, sono le combo. Da studiare in teoria. Colpisce il... Ah, per fare la Herald. Migliora la difesa. Oppure un altro beta. Due ondate di energia mortale. Da lontano. Okay. Quindi adesso abbiamo un beta triplo. Vai. Attraversiamo l'edificio. Prova a inserire la cella. C'è la scorciatoia. Yes. Azione. Una chiave praticamente. Una blatta. Quando lo scudo attivo i nemici hanno una riduzione di danni, distruggi lo scudo. Falla una sfida perfetta. Una sfida perfetta non l'ho fatta. Meno male che abbiamo aperto la scorciatoia. Siamo le scale. Ma come scende le scale? Riproviamo la blatta qua. Ecco. Se faccio perdere. Ma quanto fa schifo sto posto. Ti
io uso il beta, ma lo vediamo. Cirripede. Quando i cirripedi sollevano le zampe, gli attacchi frontali diventano inutili, dovrei ricorrere a una strategia alternativa. Mi sa che devo prendere l'attacco in salto che ignorava. Armatura. Non riesco a beccare bene il tipo appeso della Terry. Un po' strano. Sincronizza la posizione sulla mappa. Non gliela dici però. Sbuffa. Cos'è questo? È un libro. Atena Pallade, Atena Pallade. Cuore di plastica, volume 3. La lore. Forse un tempo era una biblioteca. Forse. Queste casse sul muro sono dispositivi di archiviazione? Più o meno. Memorizzano solo 1 megabyte di dati. Che spreco di risorse. Vado un po' a caso con le combo, eh? Non ho idea. Va in automatico. È una voragine profonda, sarà difficile passare. Dovremmo passare attraverso l'autosilo. Autosilo. Ah, quella è una presa, ora ho capito. Capite che vita, altro pezzo di vita.
che i tuoi ricordi vivano in eterno. PS Massimo. Un campo base in un posto così. Campo base? Che cosa sarebbe? È un deposito, preparato dall'unità aerea precedente. Sembra abbandonato da molto tempo. E perché si sarebbero accampati in un posto del genere? Beh, i campi base sono punti di riferimento importanti. Computer. E questo parcheggio è importante? O forse è un posto molto pericoloso. Allora credo che possa tornarci utile. Ok, c'è tutto. Posso creare l'auto nanocomputer. Abbiamo due punti. Sopravvivenza. Aumenta la quantità di energia ricaricata dopo una parata. Semplifica l'utilizzo della parata. Ma non voglio questo. Che cazzo? Torna indietro. Ma non voglio. Bro, non voglio! Perché? Affanculo. Ah, sono costretto. Entro oggi. Interessante. Semplifica l'uso della schivata. Io preferisco la schivata. PA insufficiente, che ne vuole due. Vaffanculo. Per semplificarci ne vogliono due. Riposiamo. Adam. Sì? Riguardo a ieri, grazie, mi hai salvata. Di nulla, figurati. Però ho esaurito quasi tutti i materiali per l'esospina raccolti negli anni. Oh. Non importa. Ora almeno possiamo aiutarci a vicenda. Insieme possiamo trovare il Nativa Alpha e... beh, a dirla tutta, da solo non so se ce l'avrei fatta. Se
Se riesci a trovare la sala archivio, avrai già fatto più che abbastanza. Non devi preoccuparti. Ti prometto che ricambierò il favore. Aumento della potenza d'attacco. Ah, così. Secco. Ah, questi sono i livelli. Col telefono. È una tastiera. Ok. Abilità. Consumabili. L'equipaggiamento? Boh. Non c'è un crafting. Forse non è la demo. Boss. Una pianta carnivora. Non è un normale nemico. È macchina. Matrix. Adam, stai indietro. Oh, e schivane uno. Non ha curato. Ho premuto, ma non. Non ha curato. Carino. Potremmo usarlo questo punto abilità, magari, con qualcosa. Ricarica più energia quando. Facciamo questo. Più beta energia quando veniamo. Devo prendere la improved schiva. Era meglio. Guarda! Dai, riproviamoci. Adam, stai indietro! Quello che impara. Quindi quando fa la cosa mortale devo fare lo sprint in avanti. Ah!
Minchia, ha shottato? Mezza vita? Ho tergiversato sulla cura. Volevo curarmi all'ultimo. Ma mi ha tolto mezza vita. Che non comprende se schivare. È un casino. È che non gli levo i rombini. Perché gli dai i rombi così. Oh, non ha preso un ferri manco su casa. Secondo me c'è un po' di input lag con sti cazzo di DualShock del cazzo. Non lo so, io sento di aver premuto nei momenti giusti. È impegnativo. Thank you.
nuovo. Ma... Figo. Mi ha guardato il video. Minchia, ho capito. Vabbè, che palle. Tutto il tempo a parare praticamente. È proprio Sekiro. Non si può fare. Muto! Ma porca puttana, non li prendi i comandi al cazzo, però. Devi incazzare? Ha premuto! Ho premuto anche qua. È in avanti. Fa la counter. E vabbè, tre. Ma mi fai un cazzo se non... Oh, non prende sti cazzo di ferri di schivate, ma cosa è la fuga? Oh, che cazzo. Non prende i comandi. Cioè, non posso giocare se non prende i comandi. Non la prende, porca puttana! Non la prende sti comandi. Ma che cosa? Ora cambio controllo, porco Dio. Adam, stai
cambiato controller per strani. E sì, la demo. Posso buttarlo quel controller. Cioè non mi entravano, ragazzi, non mi entravano. Cioè io premevo e non mi entravano. Uno su tre non entravano. Né la schivata né il terzo. Is different. Yes, this is no longer the drone you knew. Adam, are you listening to me? Something. Vabbè, non è bruttissimo, però non mi ispira un cazzo, onestamente. No, no. Oh my goodness. Ste cose orientali così esagerate, no. Non mi ispira per niente. Però potrebbe avere un discreto successo, secondo me. Potrebbe essere divertente, però non per me. È troppo orientale, ragazzi. È troppo coreanata, flashy. Too much. Però ci sta. Ci stanno i giochi così. 26 aprile. E poi il 18 aprile esce No Rest for the Wicked. Ma che mi state contando a me? Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo alla prossima. Salutoni. Ciao ciao.